Sta per arrivare un mio nuovo aiutante. Io non è Elettro. Elettro non è altro che un robot. I robot hanno un nemico naturale: l'acqua. Lui sa che non deve toccarla, ma forse qualcos'altro sì. Lo slime! Sì. Elettro, ma dove cavolo sei finito? Se non risponderai sarò costretto a venire di persona con perfidia. Ma firmato signoressa. Ciao a tutti, lui lui e lei Sophie, e insieme siamo in me contro te. Avete presente quando vi diciamo che siamo nei guai? Bene, non eravamo mai stati nei guai come oggi. Perché il nostro signoresse non sa che noi, per sbaglio ovviamente, è successo per sbaglio? Al team trote puoi dirlo, l'abbiamo fatto appositamente. Avevamo capito che Elettro fosse un robot e così abbiamo pensato bene di annientarlo. Vabbè, annientarlo, distruggere, diciamo cortocircuito. E metterlo involontariamente e casualmente fuori uso. E così, come dice lui, involontariamente Elettro si è fuso ed è finito nella spazzatura. Già. Quindi ora come si fa? Il signoresse vuole parlare con Elettro, ma Elettro non c'è più. E quindi con chi parla il signoresse? Se non parlerà con nessuno, il signoresse verrà qui, in questa casa, a catturarci con le sue mani, con i suoi guanti di metallo, che già soltanto al pensiero che tocchino la mia pelle morbidissima mi faccio male. Anche perché se il signoresse sa che abbiamo distrutto il suo scagnozzo, probabilmente si arrabbierà ancora di più. E quindi se prima eravamo nei guai guaiissimi, adesso siamo nei guai 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 guaiissimi. Oh, allora calma, calma e sangue freddo. Sicuramente ci deve essere una soluzione, un qualche modo per uscire da questa situazione. Elettro è un robot e come ogni robot, quando si rompe si può sistemare. Un po' come è successo ai nostri computer. Prima si erano rotti perché i fili erano stati staccati, poi li abbiamo connessi e sono tornati a funzionare. E così per tutto. Se un telefono si rompe, poi si sistema. Se un aspirapolvere si rompe, poi si sistema. Se una televisione si rompe, basta camminare, aspetta. Abbiamo capito, quindi che intenzioni hai? Vogliamo portare Elettro in assistenza? Scusi signor tecnico, potrebbe ripararci questo robot assassino del signoresse che ci vuole distruggere? Ma certo che no, saremo noi a provare a sistemarlo. Noi? Noi l'abbiamo rotto, noi lo sistemiamo. Sì, ok, ma noi siamo bravi a distruggere le cose, non tanto a ripararle. Secondo me io riesco, perché ricordo che quando ero piccola si era rotta una fotocamera e io con la mia bravura avevo collegato tutti i fili per farla sistemare. Quella volta ti eri dimenticata a mettere la batteria. Ma non importa, non importa, sì, ok, però l'ho sistemata o no? Sì, ok, quindi parla in modo più chiaro. Cosa vuoi fare? Quello che voglio fare è che noi, mio caro lui, sistemeremo Elettro. Ok, quindi noi adesso riprendiamo Elettro dalla spazzatura, lo aggiustiamo, così poi lui si sveglia e ci cattura e siamo nuovamente nei guai. È qui che ti sbagli. Noi non saremo proprio noi, perché noi saremo loro. Adesso giuro che non capisco più che sta dicendo. Noi saremo loro. Ma loro chi? Altre persone. Quindi noi non saremo lui e Sophie e aggiusteremo Elettro? Lui, noi ci camufferemo, come abbiamo sempre fatto. Per non farci riconoscere, stavolta ci vestiremo da dottore e infermiere. Così, se sai mai riuscissimo a sistemare Elettro, se lui riaprisse i suoi occhi visiera, se lui ci vedesse, non vedrebbe Sophie e lui, ma vedrebbe due medici. E non ci riconoscerebbe affatto. Oh, hai avuto un'ottima idea. Ci sto, quindi io sarò il medico e tu l'infermiere, pronti ad aggiustare e riparare il nostro Elettro. Non proprio, io sono il medico e tu l'infermiera. E te pareva? Chi ha avuto l'idea? Tu. Ecco, assistente, prendimi il camice. Qui dovremmo avere tutto l'occorrente. Ecco qui, i camici, gli attrezzi da lavoro, una lente di ingrandimento, una pinzetta per poter sistemare bene i cavetti e ovviamente una mega siringona. Può sempre servire. Ok, sono pronta per la trasformazione da Sophie Carciofina a Sophie Dottoressa. Sto arrivando, ragazzi, aspettate. Vai, Sophie Dottoressa. Basterà aggiustare il camice. Vai, Dottoressa. Mascherina per proteggerci dai cavetti infiammati. Ok. Siringa. Ma l'hai rotta! Cavolo, cavolo, no, un pochino. Vabbè, non importa, questa qui mi servirà per iniettare l'olio nei bulloni. E riuscirò a portare in vita il nostro robot grazie al mio amico assistente, lui infermiere! Ok, arrivo, lo faccio come hai fatto tu. Ed ecco l'infermiere.
fai? Lui, questo non è un camice e devi indossarlo. Non è un camice, dammi un attimo. Aspetta. Ma con la peppa come farai? Ci sono quasi, devo mettere qui, ok. Mi avrei incastrato tantissimo. Ecco. Oh, effettivamente forse la felpa non era proprio il massimo. Forse sono ingrassato un pochino. Ok. Ecco il mio super cappello. Davvero, infermiera? Sei perfetto! Grazie! Aspetta, ti mancano gli altri attrezzi! Ecco qui! Giusto! Ah, potrò guardare tutto con la super lente di ingrandimento! Aspetta, te ne manca un altro! Ancora? Che attrezzo mi manca? Questo qui! Va bene, grazie! Adesso potrò togliere i peli, così, con lente di ingrandimento e pinzetta! Bene, a questo punto che abbiamo indossato il nostro travestimento... Avevo dimenticato quest'ultima parte. Siamo pronti, siamo carichi, possiamo andare di là nella stanza di Chico, dove abbiamo lasciato l'ultima volta il nostro Elettro. Speriamo tanto di riuscire a sistemarlo. Andiamo. Secondo te è ancora rotto? Se stesse fingendo, c'è tutta una trappola? Non credo, lui, secondo me è ancora rotto. È proprio nell'esatta posizione in cui l'abbiamo lasciato. Guardate, totalmente spiaccicato per terra. Io comunque inizierei col primo tentativo per farlo rinvenire. Cioè, cosa si fa quando bisogna far risvegliare qualcuno da un sonno profondo? Non lo so cosa si fa. Si bagna. Ma prenderemo un po' d'acqua, poi gliela metteremo in faccia e vedrete come si sveglierà. Ho capito, ma quello funziona con gli umani, mica con i robot. No, assolutamente, idea bocciata. Sofì, se butti l'acqua addosso ad Elettro, peggioriamo solo la situazione. Hai ragione, effettivamente non ci avevo pensato. Oh cavolo, sono proprio un cattivo medico per robot. Secondo me dovremmo cercare un qualche cavetto che sicuramente si sarà bagnato di slime. Basterà pulirlo e abbiamo risolto. Esatto, ma io non vedo nessun cavetto. Guarda, nada de nada. C'è soltanto la sua testa con la visierina, i suoi guanti, la sua tutina. Non vedo nessun cavo, tu vedi qualcosa? No, neanche qui. Guarda queste mani, sono proprio robotiche metalliche. Andiamo. Ah, che strano, stiamo toccando un robot. Ciao, ciao a tutti, sono Elettro. Oh, lui, ma quanto sei bello, ma quanto sei carino. Fatti dare una carezzina. È proprio strano, vi immaginate se Elettro fosse così buono? Sarebbe bellissimo avere un robot per amico. Io propongo quindi di passare alla seconda fase del risveglio forzato per robot. Cioè, non possiamo bagnarlo, cosa possiamo fare? Ma tu come assistente non sei bravo! Non lo so, ma chi ha mai riparato un robot? Non lo so! Bisogna fare confusione! Magari col rumore si sveglierà, non credi? Ma prima mi devo camuffare per bene! Immaginatevi se si risvegliasse! Ok, ok... Così sei riconoscibile! Io non sono Sofì! E chi sei? Non lo so, non la conosco Sofì! Chi l'ha mai vista? Diamo il via al mio piano baccano! La 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 la. La danza, la danza, la danza del risveglio. Non credo stia funzionando. No, mi sa che il tuo piano è bocciato. Ci vuole qualcos'altro. Guardate, qui c'è la sua visiera elettronica con cui può scannerizzare tutto. Magari se la proviamo ad aprire e chiudere succede qualcosa. Ok. No, non sembra stia succedendo molto. C'è soltanto una soluzione. Elettro, svegliati Elettro! Svegliati, sono tu Elettro! Dai, è il momento di andare a scuola! E svegliati, svegliati! È mattina presto, dobbiamo andare a scuola! Dai, ti aspettano tutti i compagni! Su, dai! Niente! Punturina sul guanto? Nada de nada. Carciofina, riunione, andiamo di là. Spero tu abbia un piano. Il piano è che non ho un piano. Siamo nella cacca. Scusa lui, ma come? Mi hai fatto venire qui per non avere un piano? Cosa mi dovevi dire che non hai un piano? Questo già lo sapevo. Come dire, Elettro non si è svegliato, ragazzi. Noi credevamo di poterlo risvegliare muovendolo un po', urlandogli nelle orecchie. Invece niente di niente. Non ci viene in mente nessun piano. Ovviamente noi non siamo dei veri dottori per robot. Non abbiamo visto neanche un filo. E se non c'è un filo da riparare, come facciamo a ripararlo? È impossibile. È una tecnologia sconosciuta. Chissà il signoresse come avrà fatto a realizzarlo. Sembra come un robot
robot senza fili. Come se lui fosse fatto di robot, ma non di fili. E come si aggiusta le robot? Ok, mi stai facendo confondere adesso. Lui, non l'avrei mai detto, ma secondo me... forse è giunto il momento di arrenderci. Sì, dobbiamo accettare la verità. Abbiamo annientato il nostro nemico, ma è stata una pessima idea perché adesso il signoresse gli vuole parlare e ovviamente non essendo riusciti a farlo tornare in sé, non può parlare col signoresse. Quindi, piuttosto che stare qui con l'ansia che il signoresse arrivi da un momento all'altro, mandiamogli un messaggio, diciamolo davanti alle telecamere, diciamo la verità, diciamo che l'abbiamo fatto andare in cortocircuito e fine. Ma che stai dicendo? Sì, certo, come se fosse così semplice. Diciamo, signoresse, venici pure a prendere, noi ci arrendiamo, guarda, siamo già con le mani legate. Guarda, magari se dicessimo la verità il signoresse potrebbe prenderla meglio e magari anziché catturarci e portarci con lui al laboratorio ci dice di rimanere qui a casa, non so. Sofì, è una pessima idea. Noi non dobbiamo assolutamente in questo momento far capire al signoresse che Elettro è KO, altrimenti sarebbe la fine per noi. Dove è andata? Sofì? Ma che stai facendo, Sofì? Perché hai preso la telecamera del signoresse? Per parlare con lui! Ciao, signoresse! Lui, io devo dire la verità. No, ma che intenzioni hai, Sofì? Che stai facendo? Posa quella videocamera! Lo faccio per il nostro bene, lui! La verità vince sempre! No, ma che... Signoresse, io devo dirti la verità. La verità è che... che noi ti odiamo perché sei proprio un cattivone. No! E allora devi sapere che Elettro è... È un robot proprio cattivo. Devi sapere che il tuo robot molto cattivo era cattivo perché adesso... È ancora più cattivo. Sofì, non dire niente al signoresse. Quello che lui vuole dire è che era molto cattivo, ma noi abbiamo preso lo slime. E l'abbiamo fatto, perché è la nostra passione. La nostra passione è fare lo slime, ma volevamo anche farlo provare a Chico. Chico non l'ha mai provato lo slime. Vogliamo fare provare lo slime a Chico? Chico veramente l'ha provato un sacco di volte lo slime. Lo slime di Chico. Guardi, signoresse, adesso continuo io. Sofì, tu per favore potresti andare via? Ma se non abbiamo un altro piano? Io forse ho qualcosa in mente. Signoresse, lei è proprio un acerrimo nemico. Basta, sì, ok. Dimmi qual è questo piano. Il piano è che devo pensare un piano. Non fa una piega. Divertente. Lui, se non hai un piano, io spifferò tutto. No. Guarda, Sofì, forse so cosa possiamo fare. Ma lo scopriremo nel video di domani. Lo sapevo, ragazzi. Ovviamente non volevo dire proprio nulla, signoressa. Infatti la telecamera è spenta. Ho solo fatto questa messa in scena perché so che quando tu sei sotto pressione ti fai venire in mente delle idee geniali. Ok, grazie. E adesso cliccate davanti a Sofì per vedere il video di ieri. Mentre davanti a lui per vedere un'altra avventura divertentissima. Noi vi mandiamo un bacio e ci vediamo domani con un'insieme avventura. Ciao! Ciao.